che fate anche altri tipi di attività diverse, cioè quella di invogliare, indirizzare, premere, sollecitare. Questo le dico, ovviamente crea qualche problema. Questo non parte, se in passato è partito da altre strutture, dalla nostra questo non parte. Le strutture con le quali collaboriamo, che sono più di 30, possono testimoniare. Quelli con i giubbotti gialli con il cata rifrangente che fanno il salto. A caso facciamo. Abbiamo rotto il caso. Voi avete rotto anche altri. No, noi lavoriamo in modo diverso. Mi piace, lui sei il caro, l'avete rotto prima del tempo. Dei nostri confronti, assessore, ho usato una parola molto offensiva. Io sono sincero, chiamandoci Bubboni. Sì, vanno eliminati i Bubboni e il turismo. Non voi, è il metodo di fare. Quando noi lavoriamo... È un'altra cosa. Io non, sulle persone ho un grande rispetto. Allora, assessore, sul metodo di gestione, se io amministro male, voi che dite? Che la manda via, no? Se uno non fa bene il suo lavoro. Però lei si deve accertare. Ma io non ho fatto nulla, non l'ho detto. Lei ho detto parlando in generale. A voi non risulta che qualcuno con le moto fa l'assalto ai turisti di forza? Da parte nostra no. Non risulta. No, noi ci comportiamo correttamente. Anche questo non funziona. Anche questo no, non è omertà. Perché quando la nostra, il 97% della gente rimane contentissimo. Se voi avete un po', però c'è il 3% che crea problemi. Assessore, ma quel 3% devi eliminare. Se lei è... Vedi? Dice, dimmi un po', che dobbiamo eliminare. Ma va a eliminare, ma voi lo sapete chi è l'assessore? Non è che... Perché se lo sapessi di dire... Sono arrivati anche i nomi a voi, non è che... Se mi arrivasse i nomi sapremo chi fa. Non è che c'è bisogno, ma io non chiedo a nessuno di fare come dite voi. Vedi che ho qua, dite, sono un bambino, ce ne ho due. E tutti mi interessa fare una bella figura col turista, perché sono senza lavoro e così mi guadagno da vivere, non vado a rubare. Ma a me fa piacere che voi facciate questa attività, anzi, meglio la fate, scusate un po'. Sì, prego. Sì. Voi li pigliate adesso e li indirizzate, no? Sì. E qui ci sarà qualcuno lì. Poi l'agenzia chiama sempre la guida autorizzata dalla regione, non è che facciamo noi le guide. Non capisco il vostro, la vostra vita, però facciamo promoter che chi fa? Noi poi mi dovete spiegare il gruppo, noi prendiamo la macchina, portiamo in agenzia, il signore che è il titolare chiama la guida autorizzata. No, noi invitiamo, non è che portiamo con noi, noi gli diamo un volantino, gli diciamo. Se vi interessa, se avete piacere, una visita qui, se avete piacere, queste volantine che diamo noi al turista. Dopo il turista è libero di decidere. Se dice sì, non accompagna. Se dice no, non c'è come buona passeggiata. Cioè, capisci? Che non sì, sono ma lì. Noi lavoriamo con altre 30 strutture, assessore, non è che portiamo l'acqua soltanto a un mulino. Perché lui come agenzia, comunque prenotazione a Belghiere, le può fare. Non c'è dubbio. Lei può fare prima di una bella. Non c'è dubbio. Noi lavoriamo con 8 e 30 strutture, sì, perché c'è un'ordinanza. No. Non lo so se si può fare, questo non conosco prima. Quello di fermare la gente e di dare indicazioni. Questo non si può fare. Anche a piedi, assessore. No, non è questo, se vai con la Ferrari o se vai a piedi. No, io, se io vedo un gruppo di turisti, mi avvicino un buongiorno, se andate in visita ai Sassi. Se vi interessa, noi pensiamo, io questo non so turista. Non lo so, se questo tranquillamente, simpaticamente, con un bel sorriso, noi possiamo evitare. Assessore, poi un altro gruppo, mettiamo a disposizione i nostri bagni, a spese dell'agenzia, e vi faremo vedere le bollette d'acqua che arrivano. Le bollette d'acqua che arrivano. E bollette d'acqua che arriva, perché mettiamo a disposizione il turista, o fa la visita guidata o non fa, comunque suffisce il servizio che offriamo. Finché facciamo le cose fatte bene, nessuno deve lamentarsi. Ma perché ci dobbiamo muovere? Ci abbiamo tante quelle cose da fare. Se invece ci arriva una segnalazione da parte degli albergatori, da parte dei ristoratori, qualcuno dalla qui vicino, avevo già delle prenotazioni. No? Gente che era arrivata qui, presa e portata altrove. Non funziona. Quello no. E sono d'accordo. Cioè, creare un problema. Allora, ovviamente succede che qualcuno che va con la stessa tua casacca viene preso e segnalato, no? Perché fa una attività che non deve fare. Sì, questo qua è una persona. Qual è che è il problema? È questa persona, assessore. È stata una persona soltanto. Non è una persona soltanto. Vi posso garantire, assessore, che è una persona soltanto. Una persona. È stato già eliminato. Non succederà più, non avrò più la mandina. Per quanto riguarda noi no, perché anche se a me è un turista, oggi sei signori che passa. Stai guardando? Sì. Qua sta il mio titolare. Noi cerchiamo anche un ristorante, ho detto signori, dopo la visita guidata, se avete piacere,
vi potete rivolgere in agenzia, perché l'agenzia fa anche prenotazioni, aperitivi, ristoranti, tutto, allora, tutto quello che volete. Cioè, non ho detto io andate a quel ristorante, dico la verità. Sì. Cioè lui chiaramente fa vedere anche i ristoranti sul tempo. Di venire a vedere, a rendersi conto di come lavoriamo. Più c'è la collaborazione tra il turista e il cittadino. E meglio è. Oltre che la città offre un servizio migliore, non dà fastidio ai turisti. E i turisti sono invogliati a tornare. Qualcuno se n'è andato spaventato per le quote che ha dovuto pagare. Le quote di alberghi, a parte che costano assai gli alberghi, e questo è un altro problema che dobbiamo affrontare. 150 euro hanno pagato una nota, visita. No, la mia non ci paga. Non lo so, ma da qualcuno ha pagato a prezzi alti. Allora vuol dire che qualche cosa non funziona. Scusa, se io sono stato in Spagna. Ogni tanto chiamano agenzie perché c'è un gruppo. Non dobbiamo far mangiare solo come noi, facciamo mangiare a tutti. Ognuno deve poter guadagnare per sé, non che dobbiamo far mangiare niente. Deve guadagnare. Noi collaboriamo con più di 30 strutture. Se avessimo avuto un rapporto corretto prima, ma perché non l'avremmo fatto? Si tratta di aprire un rapporto corretto con l'agenzia. Si sa che è un'agenzia che fa la sua attività correttamente, quindi non favorisce la sua, noi non dobbiamo favorire. Noi abbiamo le testimonianze di più di 30 strutture, abbiamo le testimonianze con le quali collaboriamo. Se si dovesse fare questo, avremmo raggiunto due obiettivi. Noi potremmo dedicarci ad altro. E non a sì, e voi potreste lavorare tranquillamente, svolgendo la vostra attività semplicemente dedicandovi a voi, all'attività di informare il turista che c'è un'agenzia di viaggi.